Quando si entra nel palazzo comunale di Imola, si ha l'impressione di entrare in un cuore dell'Italia. Ho detto un cuore e non il cuore, perché senza dubbio l'Italia, per sua natura e per sue vicende, ha molti cuori. Ma la Romagna forse è quello che batte con maggiore violenza. Fascista, certo, e pur cosa. Ma proprio per questo è ancora di più antifascista. Tipicamente presenta Vino al vino, 50 anni dopo. Un podcast di Paolo De Cristofaro e Antonio Boco. Prima serie, quarta puntata. Nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì, Romagna. Con l'amichevole partecipazione di Marco Ciriello, Gian Matteo Baldi e l'ispettore Palma. Letture grafica di Tiziana Battista. www.tipicamente.it. Seconda parte del viaggio di Mario Soldati in Emilia-Romagna. Lasciamo Anolini, Tortellini, Barbere, Bonarde e Lambruschi e lo seguiamo lungo la via Emilia con la nostra carovana di amici e bottiglie, mentre si addentra nelle terre dell'Albana e del Sangiovese, dei Garganelli e delle Piadine. Io sono Paolo De Cristofaro, la voce che sta per arrivare è come sempre quella di un Antonio Boco più eccitato che mai, come ogni volta che da Perugia imbocca le 45 in direzione Cesena. Non è una strada facile, è una strada piena di buche, deviazioni, interruzioni, ma la percorro sempre con una gioia infinita, tanto perché mi ricorda anche vacanze fanciullesche, perché insomma quello dell'Adriatico romagnolo era uno dei mari possibili della mia regione senza mare, e poi da ragazzo anche in località rivierasche, in quello che possiamo definire il divertimentificio della costa romagnola. È una Romagna piena di ossimori, come dice Soldati, giustamente. Una Romagna, ecco, io parlavo della Romagna di costa, ma poi la Romagna non è solo spiagge, mari, bomboloni e piadine, è anche l'entroterra, è anche le valli che portano alle colline, che portano agli Appennini, quindi in qualche maniera è un po' come la Spagna, no? Che viene sempre definita col sole equatoreri, ma poi c'è anche la costa settentrionale, i Paesi Baschi, che sono completamente diversi. Quindi è veramente una Romagna di dolcezze, di amari, una Romagna di tradizione e di innovazione. Quindi più che contraddizioni e più che ossimori, direi una Romagna fluida, una Romagna capace di leggere quello che è e trasformarlo nell'attualità. La passione sperimentale del vecchio Neri commuove, ma non è detto che sia un capriccio. Lui sostiene che i vini bianchi di Romagna dovrebbero, assolutamente dovrebbero, essere vinificati alla tirolese, ossia in bianco senza lasciar fermentare anche le bucce. Né mi contraddico. Normalmente i migliori risultati li si ottengono quando si rispettano le tradizioni locali. Non bisogna però esserne schiavi. E quando un uomo dell'età e dell'esperienza e della passione di Neri patrocina un'innovazione, penso che valga la pena di tentare. Pronti via e Soldati si fionda ad assaggiare, confrontandosi in questo caso con l'Albana eretica, tra virgolette, del professor Mario Neri a Dozza. Ci torneremo più avanti. Qui secondo me, non so se sei d'accordo Antonio, la faccenda interessante va ben oltre le questioni enologiche, perché Soldati fotografa una vocazione identitaria della Romagna e dei romagnoli, quella che a volte mi viene da intitolare come riconversione empatica, e cioè la capacità di ripensarsi dinamicamente in una prospettiva che non è semplicemente cinico calcolo economico e imprenditoriale. Se ben ricordo, qualche tempo fa ci scrivesti su un post molto centrato. Hai citato un post, lo raccolgo anch'io, mi hai fatto tornare in mente quel periodo in cui con Paolo Baldelli, che poi lo scrisse, frequentavamo molto certe zone della Romagna e un certo tipo di Romagna. L'avevamo chiamata Nuova Romagna, proprio per giocare con la contrapposizione col famoso liquore Vecchia Romagna. Era una Romagna, è una Romagna capace di trasformarsi, capace di evolvere, anche capace di andare un po' in contraddizione con quello che è il suo schema generale, la Romagna dei Parini,
la Romagna dei Gorini, quindi la Romagna di una cucina molto moderna, di una cucina tecnica, di una cucina che guarda all'amaro, agli amari più che alle dolcezze e alle rotondità, che però è capace anche di traghettare una certa idea di tradizione in questi piatti moderni, quindi un qualcosa di molto empatico, molto interessante, molto evolutivo. E poi la scoperta di Baldo Baldinini, per esempio, di questo genio dei vermouth, dei bitter, quindi assolutamente degli amari anche lui. Beh, è un percorso che emergeva, insomma, tra le righe di questa riflessione, che esce dai bicchieri e dalla tavola per abbracciare proprio il sistema anche dell'accoglienza. Quale riconversione empatica più bella di quella che abbiamo visto dopo il divertimentificio? No, questo è incredibile perché è una capacità che io non trovo quasi da nessun'altra parte, almeno in Italia. Cioè, io ricordo una Rimini e un Riccione fatti apposta per i ragazzi degli anni 70, quindi le discoteche, le notti lunghe, le notti brave. E quegli alberghi che ospitavano orde di ragazzini sovraeccitati e in preda agli sbalzi ormonali di quei nonché momenti alcolici, assolutamente. Ecco, oggi poi hanno accompagnato quella generazione e quegli alberghi sono diventati alberghi per famiglie, quindi piuttosto che conquistare una generazione nuova che sarebbe stato forse impossibile, hanno semplicemente accompagnato quella vecchia, quindi nel frattempo quelli si sono sposati, hanno fatto figli e tornano in quelle strutture ricettive che in qualche maniera hanno cambiato pelle e quindi accompagnano la vita di quelle persone. Io lo trovo geniale. I romagnoli che si dedicano alla produzione vinicola si lamentano non senza ragione che il marchio del gallo, antico emblema delle Romagne, sia invece stato attribuito legalmente alle etichette di un certo tipo di Chianti. I romagnoli hanno provveduto a inventare un altro marchio, il volto barbuto del passatore. Va bene anche quello, ma non è la stessa cosa. E poi, perché continuare ad associare la Romagna al ricordo di un bandito, sia pure simpaticissimo? Allora, e qui Soldati comincia la sua riflessione sui vini di Romagna e oggi siamo ovviamente in un'altra epoca. La mia sensazione è che siamo al centro di un'altra grande trasformazione, di un processo nitidissimo di trasformazione dell'identità della Romagna. Mi viene in mente un po' quello che è successo in Chianti Classico una decina d'anni fa, dove era veramente molto complicato anche dare una lettura uniforme e omogenea di quello che stava accadendo e anche delle cantine che si stavano affermando, insomma c'era veramente anno dopo anno un cambio di gerarchie anche schizofrenico. Ecco, in Romagna c'è questo tipo di dinamismo, è ancora più complicato perché la Romagna poi è tutto niente il bene e il male, no, come direbbe Guccini, perché ci sono ovviamente dei giganti incredibili, delle cooperative mastodontiche, Terre Cevico, La Caviro, che è poi il Tavernello, e poi una schiera di piccole cantine che sta cercando di dare invece un volto più originale, più identitario, anche più territoriale. Poi c'è la Romagna anche geografica, che è fatta di queste apparenti contraddizioni, come dicevamo prima, o comunque di diversità. C'è la Romagna che dell'Appennino, la Romagna, sempre per citare Guccini, in onor di Toscana, quindi la Romagna delle colline, la Romagna delle sottozone, delle menzioni geografiche, fino di Romagna che sta dando una connotazione iperterritoriale, la Romagna di costa, la Romagna che scende piano piano verso il mare. E pu basta, I'm so stuff. Le toti de compagni, o son proprio, han vi fet cresi befi, moxe, dal volti, quando torna a chiesa, la sera, prema di infilè la ceva, a son, drin, uno spon mai in son. Matteo Farini, alias il Conte Mersù, ha letto Basta, di Raffaello Baldini. Poi quello che potrà
dove potrà arrivare il vino di Romagna, appunto lo scopriremo. Sicuramente ci sono tanti esempi che ci dicono che può arrivare molto in alto. Insomma, ora cito il più clamoroso, forse potrei definirlo il sogno utopico, no? Del grande vino di Romagna, che è stata l'esperienza di Castelluccio degli anni 70 della famiglia Baldi, insomma. Bottiglie che ancora oggi ci emozionano, bottiglie che sono unanimemente riconosciute come straordinarie, che ci dicono che sì, è possibile. Una storia portentosa che abbiamo la fortuna di farci raccontare da chi l'ha vissuta in prima persona. È qui con noi Gian Matteo Baldi, manager impegnato da quasi 40 anni nel mondo del vino e non solo, e figlio di quel Gian Vittorio che noi appassionati abbiamo conosciuto come grande produttore di vino, ancor prima che cinematografico, oltre che come regista. Quindi conosciuto per i vari ronchi di Castelluccio, prima ancora che per film celebrati in tutto il mondo, come Fuoco, giusto per ricordarne uno. Gian Matteo, te l'hanno chiesto sicuramente un miliardo di volte, ma non possiamo che partire da qui. Chi era Gian Vittorio Baldi? Gian Vittorio Baldi era mio padre, è nato il 30/10 del 1930, ed è stata una figura di intellettuale a tutto tondo, nel senso che lui ha lavorato nel cinema e già negli anni 50, quando aveva 20 anni, ha iniziato a intraprendere questa strada nuova della televisione per capire, per cercare il nuovo, sia nella sua attività di regista, ma anche in quella di produttore. Ha prodotto dei film di Pasolini, di Straub, di Bresson. Ha sempre dato alla libertà creativa il massimo peso, per cui, per dare un esempio, era quello che produceva i film dei suoi colleghi che i produttori più commerciali, più concreti, non volevano produrre. Però questo lo ha portato a produrre dei film come Porcile di Pasolini, che è un film recitato in latino, dove c'è la dichiarazione della sua omosessualità, il rapporto col padre, un film molto intenso, molto violento, che però rispetto ad altri film più edulcorati, adesso con il passare del tempo è rimasto nella storia del cinema. Da bambino, come tutti i miei compagni di scuola, avevo amato la distesa melodia di certi versi del Pascoli, che evocavano il paesaggio di Romagna intorno al villaggio natio. Ma soltanto adesso, uscendo dall'autostrada a Sant'Arcangelo, mi rendo conto che la poesia non è tutta opera del poeta, ma è anche qualcosa che misteriosamente e musicalmente passa nelle parole dalla realtà che le ha ispirate. Completiamo il viaggio in Emilia-Romagna anche con l'amico Marco Ciriello, giornalista e scrittore. Se Edmondo Berselli era un testimonial perfetto e quasi obbligato per inquadrare l'Emilia, Marco, quale autore o quali autori sceglieresti tu per condensare il bello da leggere e da scoprire in Romagna? Ma io mi sento, come dire, ho un affetto letterario per Raffaello Baldini, che secondo me è uno dei più grandi poeti italiani, che nasce a Sant'Arcangelo di Romagna, che poi è un paese stranissimo, no? Perché è pieno di poeti, c'era Torino Guerra, c'era Nino Pedretti, Gianni Fucci, Flavio Nicolini, Rina Macrelli, e me ne sto dimenticando sicuramente qualcuno, che è un posto, appunto, sembra una clinica per poeti, come dire, oppure un triangolo per Bermuda dove invece scomparire gli aeroplani compaiono pure i poeti, tra questi appunto Raffaello Baldini. Secondo me il suo Intercity, che è un libro di poesia meraviglioso, è uno dei libri più interessanti rispetto a quello che è la poesia oggi, no? Se uno pensa alla poesia oggi, pensa ai lamenti, all'amore raccontato male, all'autismo corale e compagnia bella. Invece con Raffaello Baldini c'è un'ironia meravigliosa, si parla di cani, di telefonate, di incontri strani, appunto quello che era un paese della Romagna, che aveva al centro l'osteria, aveva al centro il caffè. Non a caso la famiglia di Baldini gestiva il Caffè Trieste in Piazza delle Erbe. Chi è di quei posti quindi riconoscerà la piazza e si ricorderà del caffè.
Raffaello Baldini appunto è uno che prese in giro l'automobile quando nessuno ci pensava, era il 1967, poi ha raccontato secondo me benissimo che cos'è la provincia, cosa sono le ossessioni della provincia e come poi quelle ossessioni siano diventate ossessioni della città. In quell'epoca non esistevano delle zone di produzione in Italia ben definite come adesso, c'era la Toscana, il Piemonte e il Friuli, tutto il resto era un po' vago, tant'è che proprio nel libro Vino al Vino era un libro eccezionale perché ti faceva ripercorrere come in un sogno dei personaggi che erano totalmente sconosciuti e fra tutte le zone sicuramente la Romagna era considerata, lo dico simpaticamente, però il terzo mondo dell'enologia. Detto questo, nella pratica come si è tradotto? Si è tradotto che quell'anno in cui lui iniziò a pensare queste cose, dopo aver comprato questi terreni che poi dopo intestò a noi figli, vinse il premio come miglior sommelier d'Italia Gianfranco Bolognesi, che era allora un giovane sommelier, e quindi ebbe una risonanza sui media, andò a Castrocaro a trovarlo e gli disse: ma io forse stavo pensando di fare un vigneto qui, con chi posso parlare? E Gianfranco Bolognesi lo indirizzò immediatamente verso Remigio Bordini, che era un giovane agronomo, che era il direttore dell'azienda agricola Naldi a Tebano, che era l'azienda agricola di riferimento per l'Università di Bologna. Intanto all'azienda agricola Naldi aveva tutto il patrimonio genetico del Sangiovese che era stato utilizzato per fare le selezioni dei cloni ammessi per la DOC. Allora, la prima domanda che fece mio padre è, come cosa che di solito faceva anche nella sua attività lavorativa: non mi interessa quello che è stato scelto, vorrei capire tra quello che è stato scartato perché è stato scartato. Il Sangiovese è eccelso, profumato lontanamente di lampone, colore rubino intenso, sapore asciutto, un po' tannico, retrogusto gradevolmente amarognolo, violento ma fresco di una freschezza sua naturale e indipendente dalla temperatura. Non c'è dubbio che possa invecchiare bene, ma secondo le zone in cui le uve sono coltivate. Per esempio, nel Senese, a Montalcino, il Brunello non è buono prima di 3 o 4 anni e migliora con il tempo. Qui, in Romagna, penso che il Sangiovese sia ottimo di un anno o di due. Ma non pretendo di affermare una verità assoluta. Forse il giudizio sulla possibilità di invecchiamento nel Sangiovese varia da cantina a cantina, da tipo a tipo. In questo caso io mi sento soldatiano. Penso che il Sangiovese di Romagna può anche invecchiare, ovviamente nei territori più interessanti, ma sicuramente. Ma perché anche correre il rischio? Ma perché correre il rischio? Questo senz'altro, ma probabilmente le cose migliori in questi anni le abbiamo assaggiate nelle versioni più fresche, più immediate, più pimpanti. Questo è fuor di dubbio. Quindi ha ragione Soldati, insomma, il Sangiovese di Romagna in certi casi, non diffusissimi in questo momento, può invecchiare, ma è un vino molto versatile e approcciabile da giovani. Anzi, forse, mi ripeto, le cose più divertenti sono proprio quelle più immediate. Poi è chiaro che dove sono coltivate queste uve, perché adesso io prima ho citato la Spagna, ora cito il Languedoc, no? La Romagna sembra un po' questo cantinone indifferenziato che sta trovando dettagli territoriali e piccole cantine che stanno emergendo. Perché bisogna distinguere, c'è insomma la Romagna tagliata longitudinalmente, la Romagna che parte da Imola e arriva a Rimini Cattolica, quindi le valli, questi ruscelli, questi fiumi che segnano un po' i percorsi anche del vino e che ci portano a tutte queste menzioni geografiche, queste sottozone, quindi una Romagna appenninica, questo modo anche di lettura dei suoli, le argille che cambiano colore tra valle e valle, le arenarie e le marne che incontriamo nelle zone più alte, le sabbie che emergono qua e là, appunto poi arrivando fino alle zone quasi costiere del Riminese, quindi una territorialità che si sta scoprendo e credo anche dei vini che sono
dinamici in questo momento, come dinamiche sono le cantine, perché veramente, insomma, magari si fa fatica a trovare il vino grande per tutti o la cantina leader, come l'abbiamo chiamata a Montalcino. Però le cantine interessanti che stanno facendo dei percorsi sono veramente tante, quindi io mi aspetto molto dal vino di Romagna di domani. Presi quei 3-4 cloni che erano stati scartati, ho detto va bene, io voglio questi. Poi dopo vorrei fare dei vigneti che avessero un rapporto con il territorio, cioè quindi stiamo in collina, ogni appezzamento ha una sua forma, secondo me bisogna rispettare le forme, e di nuovo introdusse un concetto completamente diverso rispetto a quello che si faceva prima, cioè sbancare, fare tutti dei vigneti a ritocchino, sistemare la terra in maniera tale che fosse più comoda, e tutto questo Remigio lo seguì, e questo portò a costruire all'epoca c'era Ronco del Re, Ronco Ginestra, Ronco Ciliegi e Ronco Casone, e questi quattro appezzamenti che poi furono chiamati Ronchi, perché questo era il nome tardo latino originario della zona. I Ronchi erano degli appezzamenti che venivano dati ai mezzadri a condizioni più favorevoli, se non gratuitamente, dal latifondista, perché erano disagiati, quindi vabbè, la terra ricca la coltivavano così, poi dopo il padrone a quelli più bravi dice ti do quel pezzetto di terra che tanto vi costerebbe più, te lo fai te. E quindi i Ronchi avevano anche delle definizioni legate al territorio, e qui così sono nati i Ronchi. Ti vedo, è inutile che ti nascondi dietro la tenda, lo sai, questo è il momento che ti tocca del nostro imperdibile draft, in questa occasione a tema Sangiovese di Romagna. E però lo facciamo in maniera un po' più ordinata, voglio seguire la tua chiave di lettura anche un po' per, almeno per macrozone, e parto da Predappio, una Predappio intesa in senso ampio, perché come sappiamo ci sono differenze importanti di altitudini, terreni, esposizioni eccetera, e parto da un'azienda che abbiamo seguito fin dai primi passi, perché si inseriva con uno stile che oggi definiremmo sottrattivo in un'epoca di vini concentrati, spesso surmaturi, e quindi insomma scegliendo una strada quasi all'opposto, a volte anche troppo, verrebbe da dire, in alcune versioni che confinano con il troppo sottile e il troppo crudo. Sto parlando ovviamente di Noelia Ricci, l'azienda della famiglia Cirese, che è uno spin-off, tu mi insegni, no? Eh sì, perché è un'azienda madre, è molto importante, ed è la Pandolfa. E poi continuo con Nicolucci, in particolar modo il Vigna del Generale, i vigni di Stefano Berti, e tra le novità più interessanti consolidatesi in questi ultimi anni, quelli di Chiara Condello. Invece pescando da una zona un po' più ampia, mettendo insieme Castrocaro, Brisighella e Castel Bolognese, quindi la Serra, sempre in tema femminile, Marta Valpiani, il lavoro fatto in questi anni da Elisa Mazzavillani, che non so se sei d'accordo, mi ricorda un po', forse anche per le suggestioni delle etichette, il lavoro fatto da Claire Noden Ferran in Borgogna, quindi con questi vigni estremamente delicati, eleganti, floreali, appunto femminili. Sì, sì, vero, vero. Per quanto faccia anche un po' a volte incazzare questa semplificazione, ma sicuramente all'opposto, invece, in uno stile e in un'indole soprattutto quasi istvudiana, ci metto Gabriele Succi, Costa Archi, con il suo Assiolo, teoricamente insomma vino di entrata, anche se lui si incazzerebbe, sicuro, che in alcuni che in alcune annate è veramente delizioso, ma forse la sua etichetta più compiuta nelle migliori annate è il G. E poi Gallegati con il Corallo Rosso, Villa Venti con il Primo Segno, e ci aggiungo il Nato Re dell'azienda Maria Galassi, quindi siamo nell'area di Bertinoro, che in alcune annate, penso soprattutto al 2009-2010, è forse uno dei vini che maggiormente mi ricorda, almeno in alcuni aspetti, certe vecchie versioni di Castelluccio.
Siamo arrivati a Modigliana, fammi fare questo gioco, insomma, come si parla molto di Radda in Chianti Classico in questo momento, si parla tantissimo in Romagna di Modigliana, quindi Appennino, e qui dobbiamo citare... Hai detto Radda? Ho detto Modigliana, e dobbiamo citare... Hai detto Radda? Dobbiamo citare Torre San Martino con un bel patrimonio di vigne vecchie, Villa Papiano della famiglia Bordini, in particolare Francesco Bordini, vigneron di classe ma anche consulente molto molto importante non solo in Romagna, e poi il progetto di un amico, di un collega, Giorgio Melandri, Mutiliana, con tre vini che segnano proprio tre identificazioni delle valli che seguono i torrenti Acerreta, Tramazzo e Ibola. Siamo arrivati pian piano sul Riminese, che anche qui merita di distinguo, perché un conto è Rimini l'entroterra con Riccione Coriano, un conto è la zona per esempio di San Clemente o addirittura di Torriana, che proprio non è sulla spiaggia. San Patrignano, insomma, nome celeberrimo anche per l'impronta etico-sociale di tutto il progetto, e con dei vini che sicuramente hanno segnato un'epoca non solo sul Sangiovese ma anche sugli internazionali, penso al Cabernet per esempio. Le Rocche Malatestiane, che è un piccolo progetto di un gigante come Terre Cevico, e poi fammi citare invece quello che secondo me è uno degli interpreti più brillanti della zona, proprio a San Clemente, che è Ennio Ottaviani. Colazione a Sasso Morelli, in pianura, alla Sterlina. Un'osteria dove a me e ai miei compagni di viaggio sembra che le donne di cucina, senza saperlo, siano entrate in gara con quelle di Sorbara, di Castellarquato, di Rivergaro, per riportare la vittoria finale. Tre qualità di pasta asciutta, fra cui i famosi garganelli fatti in casa con l'aiuto di un pettine da telaio, morbidissimi, quasi impregnati di ragù. E poi una colossale grigliata di varie qualità di carne, primissime le braciole di castrato. E le piadine, focacce piatte, salate, non lievitate, diverse dai borlenghi, più semplici, ma certamente non inferiori. La sfida tra Emilia e Romagna si consuma anche e soprattutto a tavola. E ormai lo sappiamo, Soldati non si tira certo indietro. Lo avevamo lasciato praticamente tramortito dai borlenghi finali a casa della famiglia Angelini a Sorbara, lo ritroviamo alle prese fra le varie cose con le piadine, su cui urge una precisazione, no Antonio? Eh sì, perché di nuovo la piadina non esiste, esistono le piadine, ce ne sono di diverse. Anche qui le piadine seguono l'identità territoriale, cioè quella riccionese-riminese molto più bassa e larga. Tra l'altro a Riccione c'è anche questa versione sfogliata dove appunto si mette strutto tra un sottilissimo strato di pasta e l'altro, e poi man mano che invece saliamo verso nord e arriviamo nell'entroterra, quindi la zona di Forlì, Cesena, Bertinoro, diciamo la piadina, dove lo strutto pure è obbligatorio, si alza, ha uno spessore nettamente più elevato e invece è un po' più piccola, un po' più stretta, quindi sono piadine piuttosto diverse. Non solo piadine, ovviamente anche cassoni o calzoni e il famoso rotolo, quindi io mi emoziono quando vedo un chiosco di piadina a righe verticali bianche e celesti, insomma non posso fare a meno di fermarmi. E per esempio, se dovessi dircene qualcuno dove andarla a mangiare? Allora, guarda, ce ne sono veramente tantissimi, quindi è una forzatura, però insomma ti dico le mie. Quando prendo la famosa piadina Avenue, che è la Perugia Cesena, a parte che si può uscire chiaramente in diverse località, Sarsina, Mercato Saraceno, ma se arrivo a Cesena e all'entrata o all'uscita dell'autostrada mi fermo al posticino, che è un riferimento assoluto per la piadina. Tra l'altro è bellissimo perché di là dalla strada, proprio davanti, c'è un McDonald's, quindi diciamo sembra proprio un campo di battaglia. A Rimini vado dalla Lel, istituzione per la piadina di quella città, o al Barilde, però ne voglio segnalare un altro dove sono stato da poco, che si chiama Le Papere, mi sono piaciute molte. All'inizio tutti i crew separati, poi in questi giorni guardando le cose ho trovato anche tutta una serie di appunti che ci scambiavamo e di lettere,
e ho ritrovato una cosa della quale non mi ricordavo, e cioè che poi dopo in realtà nel suo progetto l'idea era: iniziamo facendo tanti crew separati, ma alla fine dobbiamo arrivare ad un unico vino rosso, un unico vino bianco. Naturalmente quando inizi a fare le cose c'è anche un aspetto della realtà che subentra e modifica, cioè quindi il viaggio stesso fa parte del percorso. E all'inizio non è stato un viaggio semplice, finché non siamo riusciti ad entrare in cantina, nella nostra cantina, a fare i nostri vini, perché le prime due vinificazioni le abbiamo fatte fuori, la prima azienda agricola Naldi e la seconda in un'azienda che non c'è più, che si chiamava Vallunga Marzeno. Però immediatamente si è visto e si è notato la differenza, il salto qualitativo rispetto a tutto quello che era stato fatto col Sangiovese di Rovagna prima. Piadine a parte, diciamo che le alternative non mancano di certo in Romagna, anche per le soste on the road. Io ti dico subito i miei posti, perché vado sul sicuro, facendomi consigliare dall'amico Matteo Farini, che tutti conoscono come il Conte Mersò, insomma, con le sue dritte non si sbaglia mai. Intanto, come al solito, no, anche qui distinguere tra la Romagna della costa e dell'interno, quindi terra e mare. Quando c'è voglia di mare, i due posti per me di riferimento sono Cagnita ad Argenta, per i fischioni sulla carta da forno e l'anguilla alla griglia o in brodetto, oppure l'Onda Blu a San Mauro Mare, in particolar modo per il fritto in ogni sua declinazione e i cannelli alla carta, oltre che per il proprietario simpaticissimo. E invece più nell'interno, la Baita, per soprattutto insomma per mangiare un piatto di salumi e formaggi, bere un bicchiere di vino, magari anche qualche formaggio buonissimo come quelli di Renato Brancaleoni, oppure Manueli, che però tutti conosciamo come Benessum, spero di dirlo correttamente. Sicuramente un posto meraviglioso, un altro posto meraviglioso dove sono stato, e pizza fritta e castrato agli odori e patate fritte valgono il viaggio. E chiudo con la Mirola a Lugo per il coniglio e latte brûlé. Allora, ce ne sono veramente tanti anche qui. Io ti dico, nel Porto Canale di Cesenatico, la buca e anche la buca del Gran Fritto. Indovina qual è la specialità della buca del Gran Fritto? Il brodo. Esatto. E siamo sempre a Cesenatico. Tu sai che uno dei posti del mio cuore è Marè, questo stabilimento balneare dove puoi fare colazione, puoi mangiare la piadina, il bombolone, puoi fare l'aperitivo, puoi pranzare e cenare. E dato, non so se lo sai, che Marè è della famiglia Zaccheroni, è gestita proprio dal figlio dell'Albertone nazionale. Sempre a Cesenatico, però, possiamo anche mangiare benissimo, 2 stelle Michelin, Magnolia, posto fantastico. Sempre in uno stellato invece da tutt'altra parte, il piastrino di Pennabilli dello chef Riccardo Agostini, che insomma ha scritto pagine importanti non solo prima di aprire il suo ristorante, anche in altri posti molto importanti. Ecco, un altro posto riminese dove sono stato recentemente per il mio compleanno è Guido a Miramare. Veramente sono stato benissimo. Avrei capito che sto citando dei posti che non ci possiamo più permettere, però insomma, per chi può, è un invito ad andarci. Tra l'altro, fammi dire dove stanno. Ecco, Parini oggi l'abbiamo incontrato al Povero Diavolo, ma non è più lì, che comunque resta una tavola interessantissima, anzi ancora oggi lo è. Parini ormai è praticamente un consulente, io insomma l'ultima volta l'ho incontrato da Benso in un delizioso locale che sta in un giardino pubblico di Forlì, mentre Gorini ha aperto il suo ristorante dove era il Gambero Rosso, quindi a Bagno di Romagna. Insomma, dopo l'esperienza delle giare sui colli di Cesena, oggi possiamo andare da Gorini, così si chiama il locale, a Bagno di Romagna. Per Soldati finisce di fatto pari e patta tra Borlenghi e Piadine, ma soprattutto non prende posizione sullo sport olimpico per eccellenza che contrappone Emilia e Romagna. Eccolo allora, ci raggiunge per una nuova missione l'enogastro detective più amato del web, la disfida dei ragù. In esclusiva, per Vino al Vino 50 anni dopo, la seconda indagine dell'ispettore Palma.
Buongiorno, sono l'ispettore Palma. Chi ha il miglior ragù tra Emilia e Romagna? Questa è una bella gara. Potremmo però pensare come si chiama o come viene chiamato il ragù, ragù bolognese. Il ragù romagnolo rispetto a quello emiliano ha più pomodoro, quindi è più rosso, è un po' meno tirato, e loro usano il latte che gli emiliani usano solo nel caso che abbiano dei bambini, insomma se lo devi fare per un bimbo ecco allora che aggiungi il latte. Per il resto abbiamo comunque la carne di maiale, c'è chi usa lombo e pancetta, chi usa la salsiccia, insomma l'importante è che sia una carne grassa, la carne di bovino, poi dopo lì chi mette il diaframma, chi mette la cartella, ma cambia poco, la passata di pomodoro. Ecco, i romagnoli sono un po' più veloci, loro tendono a fare le cose più in fretta e quindi magari usano un po' di più il concentrato di pomodoro, che appunto agevola per la questione tempi, ma il risultato naturalmente poi è inferiore. Ragù è un termine che viene utilizzato in diverse regioni, in diverse città, ma il ragù vero, ripeto, è quello, quando si parla di ragù bolognese. Cioè, il ragù deve avere la carne, voglio dire, il ragù napoletano, fanno bollire per dei giorni sta carne col pomodoro, poi dopo levano la carne e ti danno il pomodoro, a parte ci mettono anche le polpette che non ci vanno. Cioè, se devo mangiare un sugo di pomodoro, non è inutile che ci bollisca la carne un giorno e mezzo. Faccio direttamente un sugo di pomodoro, non sarà un ragù, ma comunque va bene. Il ragù alla genovese è quello senza niente, credo, per risparmiare sulla carne e fanno un pesto alla fine. Non mi risulta ci sia un vero ragù alla genovese, loro fanno quel pesto col basilico e l'aglio e i pinoli. Ah, aspetta, il ragù alla genovese di Genova è una leggenda metropolitana quella, cioè il ragù alla genovese, se inteso, della città di Genova non c'è, lì c'è il pesto genovese. C'è un sugo genovese che però viene fatto anche quello a Napoli, ma è con la cipolla, che sappia io. Si chiama genovese proprio perché è un piatto da poco, ecco. E quindi secondo me quello da salvare è proprio lui, perché è un poeta potentissimo, veramente potentissimo, ma potentissimo perché non ha tutto il carico dell'epica, della rottura di palle che ci viene dai poeti di oggi, lamentosi, che stanno su tutti i giornali, ma da quest'ironia meravigliosa, capace però di contenere anche la disperazione della provincia, la disperazione di una condizione non sempre bellissima, però questa disperazione veniva, come dire, spezzata, mutuata e trasformata da questa carica emotiva che poi si faceva poesia potentissima nelle sue poesie, nei suoi libri, nelle sue composizioni. Poi lui ha scritto pure in prosa, ha scritto anche per il teatro, secondo me la Fondazione è un pezzo di teatro molto bello, lo ha fatto Ivano Marescotti, secondo me dovrebbero farlo anche altri. Insomma, possiamo dire che la Romagna conserva una eversione stradaiola che si fa poesia, e questa è la cosa da salvare. Poi possiamo dire, appunto, c'è la Rimini di Tondelli, c'è tanto altro, però questo viene ripetuto già in televisione, viene già raccontato, perciò io ci tengo a raccontare più Pedretti e Baldini, anche al recupero di Torino Guerra, perché sono potentissimi, sono scrittori molto potenti, molto importanti, molto decisivi, che invece sono stati accantonati in funzione di una semplicità che è superficialità. Altra particolarità. L'albana dolce è una conseguenza del tipo di terreno su cui è coltivata. Quando cioè le vigne sono vicine ai cosiddetti buldur, bollitori, sorta di piccoli vulcanelli naturali simili ai geyser. L'albana infatti ha quel colore dorato ambrato carico proprio perché le bucce con cui fermenta sono ricche di tannino. Ed ha un gusto speciale, dolciastro anche quando non si tratta del tipo dolce, un sapore quasi di arachide tostata, che ricorda un po' il greco di Avellino e che non a tutti riesce gradevole. La gente del posto credo che darebbe sempre il proprio voto all'albana pesante, a cui è abituata. I forestieri molto probabilmente sceglierebbero l'albana vinificata in bianco. L'albana, che fa parte di un lotto di vitigni della tradizione che stanno tornando, anche se
Poi l'Albana è sicuramente quello più importante, però insomma possiamo citare anche il Pagadebit, il Burzon o Valunganesi, il Centesimino, il famoso, la Rebola nel Riminese che è il Pignoletto. Ovviamente stiamo parlando di produzioni limitate, molto 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 piccole. Non so se hai visto tra l'altro che riguardo il Centesimino, che questa varietà rossa aromatica molto particolare, è uscito il libro di un altro nostro collega e amico che è Francesco Falcone, quindi invitiamo tutti a salutiamo, che sicuramente avremo modo di sentire speriamo delle prossime puntate. Tornando all'Albana, Soldati la riscrive benissimo. Insomma, io mi ritrovo molto assaggi alla mano in questa varietà, che tra l'altro è la prima Doc G bianca nata in Italia nel 1987. Insomma, questa varietà che noi definiremmo probabilmente bucciosa, ma anche plastica, perché proprio in base alla maturità e all'epoca di vendemmia e al tipo di vinificazione può cambiare molto il suo atteggiamento aromatico e gustativo. Plastica anche perché si possono fare tante versioni, insomma c'è quella secca ma c'è anche quella dolce. Vogliamo cominciare a quella dolce? Tu hai qualche riferimento? Sì, diciamo, tra l'altro sono proprio gli assaggi di cui ho maggiori quantità, un po' come l'altra volta per Otto Barattieri. Ho sempre trovato veramente di un fascino incredibile alcune grandi versioni della Fattoria Zerbina, in particolar modo la R, ma anche lo Scacco Matto e l'Arrocco. Poi è un'azienda comunque che ha fatto delle cose interessanti anche sui rossi da Sangiovese, in particolar modo il Pietramora e il Marzieno, ma questo carattere quasi soterneggiante di alcune versioni con la muffa nobile è veramente tra le cose che si ricorda e che mi ricordo a distanza di molti anni. E invece tra le Albana secche la storia non è così dissimile da quella del Sangiovese, perché c'è qualcosa che anzi forse anche più tumultuosamente sta fermentando, diciamo così. Butto là qualche nome: Monticino Rosso con il Codronchio, che tra l'altro ho assaggiato anche dopo qualche anno di distanza di recente, devo dire che invecchia particolarmente bene. Tra l'altro a Monticino Rosso si fanno anche delle gran bollicine con l'Albana. Il Vitalba di Tremonti, una versione molto curiosa, affinata in anfora georgiana, ma loro fanno anche il Vignarocca, che invece soprattutto in acciaio, che è veramente buono, quindi a dimostrazione di una mano felice con la varietà. I croppi di Celli a Bertinoro, che non piace a tutti perché un'Albana particolarmente densa, strutturata, però io credo che sia nelle corde dell'Albana fare vini di questo tipo, quindi a me non dispiace. Invece una versione per esempio di una produttrice giovane che abbiamo citato, quella di Marta Valpiani, molto più recente, che è più sottrattiva ed elegante. Devo però qui citare una cantina, non l'abbiamo detta nei Sangiovese, ma dato che abbiamo sottolineato tante varietà autoctone romagnole, e qui c'è da divertirsi perché c'è il Sangiovese, l'Albana, il famoso Centesimino, in versioni molto libere, a briglie sciolte, quindi Ancarani. E io ci tenevo a ricordare sempre come Albana secca, ma anche il Sangiovese, Paolo e Katia Babbini, che tra l'altro è la figlia di Maria, storica cantiniera di Castelluccio, quindi sia per l'Albana ma anche per il Sangiovese Poggio Tura. Quindi naturalmente in dei terreni molto argillosi di quella tipologia lì, con quei coloni lì, sono venuti fuori dei vini veri, quindi per cui avevano una tensione organolettica vera, però comunque la terra non permetteva di fare dei vini di grande potenza, di grande pulsione, di grande struttura. Ma la questione non è che si voleva fare dei vini sottili, è che lì, in quella maniera lì, vengono quei vini lì, però se tu li fai nella maniera giusta sono dei vini che hanno un'espressività mille volte maggiore che a prendere quell'uva lì e tagliarla col Cabernet per renderlo più strutturato. L'irripetibilità: ci sono delle cose che hanno un loro tempo, come sempre nella vita. Non è un progetto irripetibile. In questi anni più volte sono stato approcciato da persone che sono venute perché volevano, come dire, tra virgolette, carpire quello che era il segreto, ma il segreto non è un segreto. Il segreto, come al solito, è che la ricetta è che non ci sono ricette.
Adesso la ripetibilità di quel progetto, immagino che se dovessimo riproiettare mio padre in questo momento storico, noi, me, tutti quanti, si farebbe un progetto completamente nuovo. Lo Zanzi è l'uomo che ha unito l'Europa prima dell'Europa, facendo cadere tutti i confini sulle spiagge dell'Adriatico. Era un Latin lover, uno che è morto nell'esercizio delle proprie funzioni, e quindi per questo lo ricordiamo, una vera rockstar, anche se voi sapete benissimo, chi mi conosce, che l'unica rockstar italiana è Paolo Villaggio. L'altro poeta che era anche un po' muratore, non nel senso di ma nel senso proprio di fatica, era Marco Pantani, che io dico era un piccolo Charlie Parker, perché appunto il suo andare era molto jazz, era molto poetico, appunto aveva un rito, si spogliava, insomma c'era dentro di lui una trama, che questa trama poi si dispiegava lungo le strade francesi, italiane o in giro per il mondo, insomma cambiava il paesaggio, ma quella trama si infittiva di legami, di salite, di pedalate, con sempre questo rito della spoliazione. Appunto, lui si privava di cose fino ad arrivare quasi nudo e consumato al traguardo, e però quando arrivava a quel traguardo ci regalava delle emozioni che sono indimenticabili per tutti noi, anche per chi segue, anche per chi non segue il ciclismo. Noi seguiamo il ciclismo e pensiamo che appunto i ciclisti siano i muratori dello sport, come diceva Gianni Mura, e proprio per questo nessun Armstrong ci farà smettere di sognare i Pantani, proprio perché i Pantani battevano gli Armstrong, li batteranno sempre, proprio perché venivano da quella provincia, conservavano quel dolore e una salita maggiore. Non a caso Pantani è assimilabile a Baldini, perché rispondeva molto ironicamente al perché andasse così veloce in salita, diceva per soffrire meno. È una risposta da bar di Sant'Arcangelo di Romagna, esercitata sull'Alpe d'Huez. Addio alla Romagna nella trattoria Noti. Sapete che cos'è il coniglio in porchetta? Forse no. E non lo sa forse neanche Federico Fellini, l'altro amico romagnolo al quale sto pensando da stamattina, quando ho visto che il casello di Sant'Arcangelo, dove abbiamo lasciato l'autostrada, si chiama ufficialmente Rimini Nord. Invito Federico Fellini e invito con lui Giovanni Albonetti. Li invito insieme da Noti, al coniglio in porchetta e al Sangiovese. Se sarà una bella giornata come questa, ci perdoneremo a vicenda, senza neanche bisogno di confessarceli, tutti i nostri peccati. Tipicamente ha presentato Vino al Vino, 50 anni dopo. Un podcast di Paolo De Cristofaro e Antonio Boco. Prima serie, quarta puntata. Nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì, Romagna. Con l'amichevole partecipazione di Marco Ciriello, Gian Matteo Baldi e l'ispettore Palma. Letture grafica di Tiziana Battista. www.tipicamente.it